Simone e Rospi e benvenuti a questo nuovo fantastico Draw My Childhood. Ora, il titolo del video è Io odio le vespe, anche se avrei potuto dire Io odio in generale le vespe, i calabroni e ogni insetto maledetto con le strisce gialle e nere che punge la gente senza alcun diavolo di motivo. Tipo gli infermieri addetti ai prelievi, tanto lo sappiamo tutti che l'odio che riserviamo a loro è tale quale sputato a quello che avremmo per una vespa, però gigante. Beh, però sapete com'è, YouTube stringa titolo troppo corta, quindi ecco, vespe. Le vespe in realtà ce le visualizziamo come la versione cattiva delle api, un po' come si fa tra i corsari e i pirati. La vespa punge tante volte, non fa il miele, non impollina, non si presta a imbarazzanti paragoni di natura sessuale tipo «Hai tesoro quando mamma e papà hanno deciso di farti nascere?» Però insomma, entrambi hanno i loro meccanismi di difesa e l'unica cosa che devi evitare di fare è metterti in mezzo al loro cammino. Con le api è molto facile, tanto loro sono occupate a salvare il mondo e figurati se hanno anche il tempo di considerare te che qualunque scelta di vita ti ritrovi a fare anche la più bio, il mondo al massimo lo distruggi solo un pochino più lentamente del solito. Con le vespe... beh, più difficili da frenzonare di qualunque creatura sulla faccia della terra, anche dei Latin Lover su Facebook. Ehi, ciao, Icam! Sembra che l'unico scopo della loro vita sia intrecciare il loro cammino col tuo e ronzarti attorno fino a farti venire un esaurimento nervoso o un attacco di panico. Se esiste un creatore, io mi chiedo solo perché? Perché dovevi fare una roba uguale a qualcosa che già esiste ma in versione malvagia? Che è, non ti sei divertito abbastanza dopo aver fatto l'ornitorinco, la talpa dal naso stellato e il blob? Ah! Comunque il mio primo approccio con api e vespe avvenne molto presto, quando ancora giovane e imberbe mi apprestai a subire le conseguenze delle mie stolte azioni. Ovvero? Beh, come Heidi, correre scalza per i prati, vento tra i capelli, caprette che facevano... ignara delle insidie che essi nascondevano. Così quel giorno mi beccai due belle punture sotto lo stesso piede, di api o vespe, non ricordo, e proprio quel giorno esatto, preciso, in quel momento, avevano deciso di dedicarsi all'arte del pascolo e della ruminazione. Tra le due mi piace pensare comunque che fossero api, la trovo l'opzione più romantica, diciamo. Sapete, dopotutto per me quello fu un giorno importante, me lo ricordo ancora adesso. Le api, pur di lasciarti addosso il pungiglione, si strappano l'intestino, muoiono in un plateale harakiri. Insomma, mica roba da niente, come minimo adesso. Essere stata una decisione importante anche per loro. Invece con la vespa è diverso. Quante ragazze hai punto questa settimana, eh? Io sono solo una delle tante nel tuo harem, vero? Ovviamente come primo approccio fu traumatico. Passai una settimana a camminare con una scarpa sì e una no, perché nel frattempo il mio piede destro fu scritturato per il ruolo di Bilbo Baggins nello Hobbit. E altrettanto ovviamente mi è rimasta una sorta di odio istintivo verso ogni maledetto insetto dotato di pungiglione. E qui arriviamo alla mia ultima vacanza. Grecia. Spiaggia bellissima, mare bellissimo, barbecue bellissimo. Unica pecca, le piaghe d'Egitto, in Grecia. Una concentrazione di vespe più alta di quella dei cinesi in Cina, ovunque, nei capelli, nel piatto, 5 per volta si posavano sul cibo e se lo slinguazzavano, profanando per sempre quella salsiccia di cui ormai non ero più in grado di riconoscere la paternità. Saremmo stati una quarantina di persone, giuro, tutti avvertivano il disagio, tutti, e nessuno trovava il coraggio di lamentarsi, nessuno batteva ciglio, non riuscivo a vedere la differenza tra quello che avevo davanti e i documentari con le mosche che si posano sugli gnu. Naturalmente non è che potessimo metterci tutti a urlare in preda all'isteria. Ormai si è adulti e infatti come tutti sul luogo anche io fingevo. Gli occhi sbarrati e il sorriso dipinto col pennarello, un autocontrollo che in quel momento, in quel luogo, non apparteneva proprio a nessuno. E poi eccolo, dal nulla, un barlume. Un bambino avrà avuto 8 anni che inveisce a pieni polmoni contro la madre. Basta! Basta! Io ho fame! Fame! Come te lo devo dire? E la madre a 3 metri di distanza da lui, braccio teso e forchetta col boccone, che tenta di tranquillizzare il povero putto. Dai, vieni qui, ti sto dando il cibo, eccolo, dai, basta che ti avvicini. La situazione era già abbastanza comica di per sé, avendo attirato l'attenzione dell'intera spiaggia, ma in quel momento giunse l'estasi. Ce l'avete presente un poeta che, enunciando un solo verso, è in grado di enunciare un concetto profondo e universale? Il bimbo gonfia i polmoni, illumina gli occhi, si anima dello spirito vendicativo di 1000 persone punte ed esclama ciò che tutti in quel momento stavano pensando, ma che nessuno aveva avuto il coraggio di dire. No! Le vespe mi rompono il cazzo! E niente, è stato molto divertente. Soprattutto sollevante scoprire che le mie inquietudini avevano trovato anima e corpo in qualcuno delle nuove generazioni. E c'è gente che dice che non abbiamo cose in comune, vedete? Ce le abbiamo! Odiamo le vespe. Maledette vespe. Ran e Rospi, io spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un mi piacino e un commentino qua sotto al video facendomi sapere qual è stata la vostra esperienza con le vespe e se anche voi avete dei problemi ogni qualvolta ve ne ritrovate una che vi ronza attorno. Io vi ricordo che i nostri Patreon hanno ricevuto per questo video materiale esclusivo e se siete interessati a riceverlo anche voi trovate tutti i link in descrizione per sostenerci su Patreon. E nulla, io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!